Ciao a tutti, eccoci Ciao. qui, siamo finalmente arrivati alla agognata presentazione, agognata soprattutto da noi, perché è stato un processo insomma un po' complesso, ma finalmente siamo arrivati a potervi presentare il qui presente Claudio, nuovo cantante del Gibson King of the night, spawn of the serpent, selling a lie, the children of gloom, didn't invent, power of madness. Quindi, niente, io non perderei tempo e passerei direttamente a chiedergli di presentarsi e spiegarvi un po' chi è, cosa ha fatto fin qui, come si è appassionato musicamente, eccetera, eccetera. Vai. Storia della tua vita, praticamente. Mia storia. In breve, però. In breve. Allora, ciao a tutti, sono Claudio Cesari, sono veramente contento, sono felice di essere nuovo cantante dei Crimson Dawn. Com'è nata la mia passione per l'heavy metal, diciamo così. Da ragazzino ero rimasto molto colpito da cantanti come Axl Rose, Freddie Mercury, perché avevano un'energia particolare e quello che trasmettevano sul palco era una cosa incredibile, comunque quel modo di fare, il fatto di comunque correre, saltare, e mi avevano dato, mi avevano trasmesso questa energia. E da lì, insomma, vedendo loro, insomma, mi è venuta la voglia di dire: ma voglio fare il cantante, voglio essere anch'io un frontman come loro, perché alla fine credo che come frontman siano tra i due frontman migliori e più grandi che ci sono stati comunque nell'hard rock, nella storia, insomma. Ma diciamo che comunque poi, una volta che appunto ho iniziato a prendermi questa cosa di qualcosa di più duro rispetto a quello che ascoltavo magari prima, quello che mi ha ispirato maggiormente poi è stato comunque Bruce Dickinson, che ritengo poi sia forse per me il top. Diciamo che sì, Bruce Dickinson è stato il mio modello, ma in realtà ho iniziato ad ascoltare heavy metal sembra strano, ma con Blaze Bayley, con l'album The X Factor. E infatti diciamo che poi negli anni ho avuto la fortuna di poter cantare sul palco sia con Blaze che con Paul Di'Anno, e c'è stata proprio una scena particolare perché insomma Blaze mi aveva fatto, mi ricordo, i complimenti quel giorno dicendomi: cavolo, in tutto il mondo non avevo mai visto, insomma, uno interpretare così gli Iron Maiden. E gli ho detto: pensa che io ho iniziato a ascoltare gli Iron Maiden con te. E niente, poi cosa posso dire? Diciamo che per realizzare poi il mio obiettivo, prima di questo, per poter diventare poi un cantante e formare la mia prima band, ho fatto un po' come facevano tutti, come si faceva negli anni 90, che mettevi il classico L'annuncio. annuncio sul giornale per cercare comunque i musicisti. E da lì, insomma, ho formato la mia prima band, che erano i Crawler, che, diciamo, grazie a loro poi sono arrivato a farmi conoscere un po' in tante situazioni, comunque, anche appunto poi Eh sì, infatti anche io Dario l'avevo conosciuto ti ho così. conosciuto lì, insomma, in veste di frontman dei Crawler. So many years for that fateful night. I will not tell you to the soul. He doesn't know that it's on his mind. It's still so long E, senti, io invece volevo chiederti un'altra cosa che interesserà sicuramente i nostri ascoltatori, milioni di ascoltatori. ago. Che
Allegria, Allegria, allegria degli spettatori. Tu ovviamente noi ti abbiamo contattato Claudio, ma chiaramente prima di accettare doveva ascoltare quelli che erano i pezzi di Crimson Dawn, perché lui non ci conosceva, quindi di conseguenza Dario, non so se tu gli hai passato tutti i pezzi, Praticamente sì, praticamente tutti i poi. nostri pezzi, che vuol dire un totale di 3 album, lui li ha ascoltati e adesso non mi ricordo quando poi ci hai, quanto tempo è passato. Poco, poco in Poco, pochi realtà, sì, giorni, credo. pochi giorni dopo che ci ha Ci ha detto contattato e ci ha detto: ok, va bene. Quindi la domanda è: che proviamo. cosa ti ha, dopo l'ascolto di tutti questi pezzi, che cosa ti ha convinto a dire sì, voglio impegnarmi in questo progetto nuovo? Al momento che è anche un genere diverso rispetto a quello che tu eri abituato sia ad ascoltare che a cantare. Esatto, sì, perché comunque io poi ho sempre ascoltato più metal classico e anche cantato metal classico. E niente, appunto, ho ascoltato poi le canzoni e ho detto, cioè, mi è piaciuta comunque la varietà delle canzoni e come subito ho detto a Dario la prima volta, non sono mai scontati, infatti mi sono piaciuti molto. E poi mi ha convinto anche poi la chicca del pezzo in italiano, perché poi diciamo era un periodo che avevo questa cosa in testa di dire voglio cantare un pezzo in italiano heavy metal. Quindi un po' diciamo me l'ha messa su un tappeto Inverno, intendi? Sì. esatto, inverno. E poi soprattutto una cosa che mi ha colpito è la possibilità rispetto al passato di poter comunque spaziare sul mio range vocale, quindi passare dalle note molto basse alle note molto alte. E avendo comunque io adesso all'incirca 3 ottave e mezza, 4, diciamo che è un po' esagerato, però. Per me comunque sarebbe stata una sfida potermi affrontare con questa cosa. Ma soprattutto la canzone che ascoltando un po' tutte le canzoni che mi ha comunque colpito di più dai primi ascolti è stata Dark Ride. Perché soprattutto il finale mi ha proprio emozionato. Quando senti quel pezzo che ti piace tanto, che ti fa venire la pelle d'oca, e in quel momento lì mi sono un po' immaginato come se stessi cantando insieme a Crimson Dawn sul palco e come sentissi le voci del pubblico che cantava insieme a noi. Da lì ho detto no, io devo essere per forza il cantante di Crimson Dawn, perché comunque, cioè, quando un pezzo ti prende così è perché comunque c'è qualcosa in più. Volevo solo aggiungere una Bene, cosa, sì. che per chi sta guardando il video, che abbiamo poi fatto una sola prova con Claudio, Che vedrete qui voi che siete che abbonati, vedrete, vi prima o poi la faremo vedrete. vedere. E, ovviamente gli è stato proposto subito dopo la prova, ci siamo seduti ad un tavolo, gli abbiamo proposto di unirsi alla band. E poi siamo tornati a casa dalle prove, eravamo io e Dario in macchina e abbiamo parlato, insomma, te come ti sembra? Si parla un po'. E la conclusione a cui siamo arrivati entrambi era che entrambi abbiamo scoperto che noi avevamo deciso che lui andava bene a metà della seconda canzone che stavamo provando, che credo forse a metà di Tower of Sin, che ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè, ok, è lui, basta. Quindi il resto delle prove in realtà è stata Pro più o meno forma. un pro forma, perché c'è stata subito quella cosa. E io ero stato il più critico. Io, quando eravamo in attesa di trovare un nuovo cantante, avevo detto: mi raccomando, non prendiamo il primo che proviamo. Ho preso il primo che prendiamo. Sono sempre coerente. Sì. Dario, forse aveva un'altra domanda, credo, per il Sì, nostro. esattamente. Allora, l'ultima cosa, prima di chiudere questa mini intervista di presentazione, cosa ti ha fatto, dopo averci detto appunto cosa ti ha fatto, cosa ti ha convinto a voler fare la prova, quindi poi per entrare nel gruppo, sicuramente i nostri fan, avranno piacere di sapere invece cosa tu pensi tu di poter dare di nuovo, di diverso,
da qui in poi nei prossimi brani su cui lavoreremo insieme, insomma. Beh, innanzitutto è la mia carica e il mio entusiasmo, perché poi vuoi anche tutto questo periodo della pandemia che ha portato probabilmente ad essere un po' tutti tristi per il fatto che non si potevano vedere concerti live, non si poteva fare musica, o perlomeno se non Se non a distanza, sì, nella cameretta, come si esatto. dice. E questa io la chiamo occasione, perché per me sono quelle cose che ti capitano una volta, e quindi sono stato veramente felice della tua chiamata. E quindi mi piacerebbe comunque portare il mio entusiasmo, la mia carica, ma non solo comunque poi sul palco, perché poi vabbè, io ho sempre avuto un po' questo soprannome Turbo, che poi diciamo che me lo l'ho autodato perché avevo questo modo di fare sul palco che era un po' scatenato, un po' come dicevo prima, delle mie Quindi tu ti sei dato il ispirazioni. soprannome Mi da solo. sono tenuto il No, soprannome. non l'avevo mai Sì, sentito questo è sta un cosa. particolare che poi magari. Sapi che te ne verrà dato un altro. Beh, Turbo faceva heavy metal. E quindi niente, comunque mi piacerebbe comunque portare la mia carica non solo da live, ma anche poi come gruppo al di fuori, poi nelle situazioni che si creano anche dietro al palco, giù dal palco. E comunque niente, poi anche, cioè non avendo io poi una vocalità prettamente doom, mi piacerebbe comunque, cioè, è una cosa bella anche sperimentare un qualcosa di diverso, quindi una voce Certo. diversa, una vocalità diversa all'interno di un contesto come quello di una band Epic Doom, e appunto vedere cosa poi uscirà insieme. E quindi secondo me è Assolutamente. una sfida anche questa. Call the stakes, spawn of the darkness, ruining the world with a wisdom of old. Spreading the word, I'm on the blindfold, keeping the chain tight, his power grows. Un'altra cosa, l'ultima cosa, è anche questa cosa della teatralità, perché comunque è un genere che sicuramente è più teatrale rispetto a quello che possa essere il metal classico, e quindi è un qualcosa che mi ispira parecchio. Ma Certo. soprattutto la cosa, secondo me, che è sempre stata importante è questa, che comunque a me piace collaborare con il pubblico dal palco, e quindi cioè, il pubblico deve essere un tutt'uno dello show. Io non mi è mai piaciuto questa cosa che il gruppo è sul palco e il pubblico è giù, cioè deve essere proprio un coeso, quindi voglio Far esatto, partecipare tutti, far partecipare insomma. tutti, esatto, Sì. divertirci tutti insieme. Bene, bene, bene. Sì, noi abbiamo sempre avuto una forte componente, lo sanno tutti i Eh sì. nostri fan che ci hanno visto dal vivo, forte componente teatrale che io ho sempre voluto per questo gruppo perché era sempre stato un mio desiderio fare una cosa di questo genere, che per un motivo o per l'altro con i Drakkar non ero riuscito a fare, perché comunque è un altro genere, un altro tipo di musica, altri magari modi di pensare all'interno della band, quindi diciamo che invece per Crimson Dawn sin dall'inizio ho messo in chiaro che volevo questo tipo di approccio, quindi sicuramente avremo modo di portarlo avanti e renderlo ancora migliore. Bene, facciamo un saluto conclusivo allora. Dumon a tutti. E Yeah. Ci vediamo on stage, ragazzi. a Speriamo. presto, a Yeah. presto.